Rispetto alla concessione demaniale, questo posto consta di 38.000-30.000 metri quadri in più. E, quindi, constatando anche il fatto che da un anno a questa parte, da quell'articolo scritto da Giampiero Calapà, che collabora anche con Alfonso Sabella al libro Capitale Infetta, sul suo giornale non abbiamo visto più molto parlare di Ostia o della situazione, diciamo, criminosa del litorale. Ci verrebbe da chiederci il perché. Ma te l'ha chiesto lui di staccare i piedi, eh? Non hanno detto loro. Beh, sì. Vabbè, anche loro. Hai tirato troppo. Quindi sì, ci lascia un po' perplessi la sua decisione di presentare il suo libro in cui parla, come ha parlato anche oggi, la sua presentazione del libro, pardon, ci ha fatto un po'... Posso ecco, voglio rispondere. Allora, fermo restando che io non ho presentato nessun libro, perché come ho detto all'inizio non ho scritto libri recentemente. Io per mia abitudine sono abituato ad andare dappertutto, sono abituato ad andare ovunque mi chiamino, sono abituato a dire le stesse cose che penso in tutti i posti. Sono andato a feste del PD a criticare il PD, sono andato alle feste, perché mi ha invitato la Meloni, a criticare il centrodestra, sono andato... Sono venuto qua ovviamente gratis et amore dei a fare un incontro con l'autore, come altri ce ne saranno. Mantengo le mie posizioni, dirigo un giornale che ha pubblicato i pezzi di Giampiero Calapà, quindi non ho niente da rettificare rispetto a quelli. Tutto quello che io pubblico è come se l'avessi scritto io. Infatti, se viene denunciato un mio giornalista, ne rispondo anch'io. Quindi io non ho alcun tipo di problema ad andare dappertutto a parlare delle cose, che non vuol dire ovviamente che devo rinnegare qualcosa che abbiamo scritto. Abbiamo scritto delle cose e le abbiamo, e se ne avremo di nuove, ne scriveremo di nuove. Cioè non è che io venendo qua improvvisamente divento un'altra persona, come se vado a una festa dell'unità non divento un funzionario, un esponente del PD e smetto di parlare del PD. Ma è significativo cosa? Cioè è significativo cosa? Che io venendo qua gratis a dire le cose che penso... Ma come vedi si è staccato anche quando ti rispondevo. Aspetta un attimo che finisco. Allora, Guarda, a me capita continuamente di essere criticato quando vado in un posto, perché io ovviamente mi invitano a... Perché non vi sedete? Scusate, mi invitano... Mi invitano a Canicattì. Io non so chi è che mi invita, non conosco chi mi invita a Canicattì. Decido di andare a Canicattì
Il mio unico modo per mantenere la mia coerenza indipendentemente dal contesto è quella di dire sempre tutto quello che penso, che poi coincide con quello che scrivo tutti i giorni. Quando mi chiedono delle cose che non so, dico non lo so, ma io non ho altre armi di autodifesa. Io in questi anni ho fatto migliaia di presentazioni, di incontri, di conferenze, sono andato alla LUISS, mi hanno criticato perché vai nell'università privata, poi sono andato in un'università pubblica, poi sono andato in un'università che aveva dei guai con la... non mi importa, io vado ovunque mi invitano a parlare, non devo rendere conto a nessuno, non prendo soldi da nessuno, mantengo la mia libertà, domani la penserò come la pensavo ieri. Mi sembra utile e interessante far conoscere il mio parere a delle persone che mi vengono ad ascoltare. Se io è superfluo quello che dici, guarda, è superfluo. Come hai informato su questo processo? Ma stai zitto che me. Ma mi sono informato sì, perché ho letto il giornale, ti ha dato anche spazio. Certo. Diciamo alla questione che riguarda questo luogo, il litorale di Ostia. Ma non sai neanche quello che vuoi dire, guarda, stai zitto che non sai neanche. Quindi, secondo voi, sul litorale di Ostia non si devono fare mai incontri con i giornalisti? Tutti i giornalisti devono evitare di venire a parlare di legalità. Ostia, io ho parlato di legalità per 2 ore e mezza. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo desertificare intere zone, non dobbiamo accettare il confronto con le persone. Ma io non credo di avere aggiunto nemmeno un millimetro quadrato di cemento questa sera venendo qua, quindi non capisco qual è il danno che ho fatto. Se voi pensate che io abbia fatto un danno a qualcuno, ma non capisco chi ho danneggiato, ho detto la mia. Sulle domande che mi hanno fatto, ho chiesto ai cittadini di farmi delle domande, ho cercato di rispondere per le cose che sapevo, altro non saprei dirti. Io se devo dirti se sono a disagio, io non sono a disagio da nessuna parte, perché io parlo con tutti, capisci? Parlo con voi, parlo con loro, non dico sempre quello che penso, sono abituato a fare così e continuerò a fare così. Quando parli di Marra era il più chiacchierato, il più indagato del comune. Non era indagato. Lo sapevate tutti che anche lo schermo non era indagato. Non me lo dite, ma non me lo dite, non mi dite queste cose. Scusate, scusate, voi state rovinando un evento a me. Chi ha comprato il libro c'ha diritto di farselo firmare, di rimanere a cena se vuole rimanere a cena, dalle 9 che si potevano fare le domande, non si fanno alle 11, è mancanza di rispetto per l'associazione che l'ha fatto, ed io l'ho fatto gratis sul litorale di Ostia. Ma noi siamo stati pagati, non con l'associazione, col direttore. Basta. Matteo ha chiesto lui di staccare i piedi, eh? Me l'hanno detto loro. Beh, sì. Vabbè, anche loro.